Ecco, adesso parliamo invece della Costituzione italiana che viene violentata, bistrattata, violentata. La Costituzione italiana, che è la migliore del mondo in realtà, eppure sta facendo la fine che sappiamo tutti. E un grande esperto di questo tema è il dottor Luciano Barra Caracciolo, presidente della sezione del Consiglio di Stato. Allora, buonasera a tutti. E diciamo che il tema del piano B, come vedete, parte dal piano A, no? Perché lo cancelliamo. E allora, una notizia che più o meno diciamo, è implicita negli interventi che hanno preceduto: il piano A sta funzionando benissimo, non è in crisi il piano A. Per arrivare al piano B, poiché il piano A sta funzionando benissimo, dobbiamo sapere cos'è il piano A e capire perché è intollerabile dalla democrazia e insostenibile per l'economia. Da questo punto di vista, cercando di essere breve e di tediarvi diciamo il più possibile attraverso la lettura di fonti che mi sono divertito a trovare perché sono altamente indicative, cerchiamo di capire cos'è il piano A e partiamo da questo punto. Il piano A è la costruzione europea fin dalla sua origine. Senza tentennamenti e senza soluzioni di continuità, il piano A è sempre stato la costruzione europea. E la soluzione europea che cos'è? È la restaurazione dell'economia anteriore alla crisi del 29. Su questo non ci sono possibili dubbi, su questo non ci sono possibili dubbi, perché sono gli ideatori, sono gli ideologi di questa costruzione che ce lo dicono costantemente. Non posso, diciamo, ripercorrere tutta questa mole di quello che potremmo chiamare prove, ma mi limito, perché ho scritto un libro, adesso dovrebbe uscire su questo, perché è impressionante. Cioè, io ho scritto, io stesso nello scriverlo mi sono stupito di quanto sia esplicito questo disegno. Però posso, mi sono scelto le migliori. Allora, la prima ve la riporto così com'è perché ci fa capire non solo il contenuto, ma anche la modalità della strategia dei trattati, diciamo, dei trattati europei. Allora, di fatto, poi vedrete perché questa è la fonte da cui si parte, è la fonte di uno che è super favorevole, poi vi dirò chi è. Super favorevole, è stata forse la voce nel suo ambito più entusiasta dei trattati. E ci dice questo: di fatto, le strutture attualmente esistenti dell'Unione Europea, poggianti su testi normativi farraginosi e per certi sospetti vuotamente retorici, è uno favorevole, non possono di massima operare se non in maniera prevalentemente conformi a un modello neoliberale. Ammettono in certe aree interventi centrali dirigisti e modeste operazioni di supporto sociale nei margini ristretti permessi da un bilancio nano, ricordiamocelo noi, i famosi fondi europei, ma per il resto premono i trattati sugli ordinamenti statali nel senso della privatizzazione e della liberalizzazione dei medesimi, imponendo il principio della concorrenza e costringendo a cancellare in quegli ordinamenti molte misure introdotte come sociali, ma di fatto, e questo piace a lui, dannosamente assistenziali e ingiustamente protezionistiche. Questa tendenza delle strutture comunitarie non potrà variare di molto nel prossimo futuro. È la corretta strategia, questa, di coloro che hanno cari i valori liberali e la visione etica loro sottesa, non sembra essere quella del proporre provocatoriamente un modello costituzionale, cioè il modello costituzionale, ricordate che hanno tentato di farli passare per Costituzione, no? Fu bocciato da vari referendum in Francia. Un modello costituzionale. Quindi la strategia non è far passare un modello costituzionale che ha poche probabilità di accoglimento, ma quella piuttosto di ammettere, magari in generiche enunciazioni di principio, di cui i trattati sono totalmente composti, tranne piccole formulette, profilature sociali, cioè fa la famosa economia sociale di mercato. Profilature sociali per l'Unione
europea in corso di rafforzamento, badando peraltro che i rafforzamenti preservino per quanto possibile il volto neoliberale del sistema. Allora, questo è Bognetti, che è stato un costituzionalista famoso, che è stato, diciamo, uno dei teorici della svolta a destra, si può dire, dello stesso costituzionalismo. Comunque è stato un nome che ha campeggiato all'inizio degli anni 90. E infatti questa previsione, in cui si prevedono tutti gli sviluppi, è del 1995, in un testo che lui, diciamo, che è la Costituzione economica. Vi leggo invece un altro testo, perché ci dà la versione critica. Perché è interessante? Perché quando me lo sono ritrovato davanti, vi confesso che mi sembrava di averlo scritto io. Poi però, evidentemente, diciamo, si è persa questo filone interpretativo della questione. Perché sullo stesso argomento, nel 95 eravamo poco dopo Maastricht, questo testo è immediatamente successivo alla ratifica di Maastricht, quindi quello che viene detto qui è a prima lettura. Cioè, chi voleva capire era in grado di capire da Maastricht quello che sarebbe successo. Sentiamo. Allora, rinunciando ai poteri di determinare autonomamente la quantità di moneta da immettere in circolazione, di fissare il cambio, di fissare il tasso di sconto, di elevare la imposizione tenendo conto solo dei fattori interni ed accettando che la sua struttura produttiva si conformi sulla base delle sole leggi di un mercato aperto, lo Stato si priva di attributi essenziali della sovranità, aprile 92, alcuni dei quali considerati a tal punto intrinseci della sovranità da rendere persino superflua la loro esplicitazione. In altre parole, proprio con riguardo ai poteri di più diretto intervento nell'economia, lo Stato diviene non Stato. La conseguenza più spettacolare è quella di carattere sostanzialmente riassuntivo, che riguarda la inversione del rapporto tra dimensione dell'organizzazione pubblica e l'economia. Non a caso si sono prese le mosse dagli effetti inevitabili e prioritari che l'organizzazione pubblica, cioè l'insieme delle istituzioni, per la sua dimensione e secondo la sua qualità, produce sul sistema economico. Si è presupposto che l'organizzazione pubblica costituisca il frutto di decisioni volte al perseguimento di finalità pubbliche ed aventi quindi un carattere strettamente politico, questo perlomeno prima. La politica in un sistema chiuso o moderatamente aperto è dunque destinata a condizionare l'economia. In un sistema che sia viceversa totalmente aperto accade il contrario. Sono le esigenze imposte dalla concorrenza tra sistemi, ricordatevelo questa formula, o che si riflettono sul piano istituzionale a seguito della partecipazione al mercato unico a condizionare la dimensione dell'organizzazione pubblica, sanità, pensioni, manutenzione delle strade, discipline previdenziali e assicurative, imposizione di oneri in connessione con le prestazioni sanitarie pubbliche, i ticket, riduzione degli incentivi alle imprese o per le aree depresse, il territorio, tagli nei fondi di dotazione delle imprese pubbliche, le privatizzazioni, maggiore imposizione fiscale, inevitabile perché ci sono i vincoli fiscali, corrispondono ad altrettante misure che, anche se non venissero imposte da specifiche disposizioni comunitarie, si renderebbero ugualmente indispensabili quale conseguenza del grado di effettività raggiunto dalla inversione del rapporto tra mercato e organizzazione pubblica. Vi rendete conto? Poiché ci sono problemi di tempo, vi leggo, salto un attimo, sentite che dice: è infatti ora in gioco un valore più alto di quelli stessi che si connettono alla semplice conservazione dello Stato sociale o ai principi dell'economia mista. È in gioco la sovranità, che è il valore massimo di ogni sistema costituzionale. Si rischia in tali condizioni di inseguire un traguardo impossibile. I sacrifici che dovremo compiere potranno persino rivelarsi inutili, perché se non si raggiunge il livello critico, è da ipotizzare che nel frattempo il divario con gli altri sistemi con cui noi competiamo si accresca anziché diminuire. Se ci si mette a correre per salire su un tram che si è già messo in moto, ma non si dispone dello scatto necessario, si rischia solo di farsi venire un infarto. Se si potrà essere lo stato di sovranità attenuata, l'esodo dei fattori produttivi raggiungerebbe quantità immediatamente percepibili, le condizioni interne peggiorerebbero, le decisioni economiche e politiche verrebbero prese in uno stato di sempre maggiore costrizione. Il divario nei confronti dei paesi più forti si aggraverebbe. L'Italia sarebbe condannata ad una corsa affannosa per colmarlo e ridurlo senza che il traguardo venga mai raggiunto. Allora, questo scritto, di cui
diciamo per sintesi vi ho dato le parti essenziali, è di Giuseppe Guarino dell'aprile 1992. Come vedete, a prima lettura la illegittimità costituzionale per neutralizzazione, per dispersione applicativa, operativa della effettività dei principi fondamentalissimi della nostra Costituzione democratica, erano emergenti nel 92. Non c'è bisogno di arrivare alla crisi, non c'è bisogno di arrivare a Monti al pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è la ratifica di un impatto che già avveniva, come io spesso dico, extra ordinem, cioè avveniva al di fuori di ogni legalità costituzionale. Per finire, diciamo questa cosa, vi voglio dire quello che insomma in fondo è la giustificazione culturale che continua ad andare avanti, no? Non si comprende, ci si continua oggi ad accanire contro lo Stato, lo dice Guarino nel 92, è una formula che uso da qualche anno, e invece questo è un non Stato privato di sovranità, nei suoi aspetti più fondamentali previsti dalla Costituzione democratica, quindi privato della possibilità di perseguire la democrazia. Non è da poco questo effetto, però noi sappiamo che come è stato privato è attraverso un trattato internazionale. Questo aspetto, e quindi questo duplice aspetto, che decostituzionalizzare i principi fondamentali, o meglio neutralizzare la Costituzione e farlo attraverso un trattato, quindi desovranizzando l'Italia, portano a il neoliberismo dei mercati internazionali. Questo è il paradigma a cui noi ci siamo sottoposti come uno stato di necessità permanente, quello di Carl Schmitt, che riattribuisce, ridisloca la sovranità laddove la democrazia non c'entra nulla. E forse, io ve lo ripeto anche se per molti sarà un discorso apparentemente ovvio, ma il problema è che non lo si è capito. Noi lo possiamo dire fra di noi, lo diceva pure prima Nino, no? E noi siamo qua siamo qualcuno, sì, qualche centinaio di persone, però in realtà questo è l'allarme generale che dovrebbe essere condiviso da tutti. Quindi l'equazione è il trattato, sovranità, cancelliamo, democrazia, cancelliamo, piano A. Questo è. Ma questa associazione, specialmente bisogna dire, negli ambienti di sinistra che avrebbero dovuto tenere di più all'assetto democratico costituzionale, sfugge completamente. Per cui io vi leggerò un paradosso adesso, e ve lo dico subito. Qua parliamo di Norberto Bobbio. Norberto Bobbio è un uomo importante, è un uomo ascritto al pensiero di sinistra. E qui lui ripercorre perfettamente questa, diciamo, dicotomia contrappositiva fra democrazia e neoliberismo, soltanto che risente della incapacità di attribuire il secondo polo, cioè il neoliberismo, l'ordoliberismo, poi la veste tattica storica è quella, l'ordoliberismo, non è capace, non sembra in grado di ricollegarlo ai trattati. Per cui questa è un po' l'arbitraggio fra le due posizioni di Bognetti e di Guarino, viene da questo in termini democratico-costituzionali, viene da quello che dice Bobbio, con la premessa implicita mancante che sono i trattati il grande diciamo, veicolo di reintroduzione dell'ordoliberismo, del neoliberismo. E infatti la questione è interessante che lui fa storicamente. Mentre la coniugazione di liberalismo e socialismo è stata sinora tanto nobile quanto velleitaria, la progressiva identificazione del liberalismo con il liberismo è un dato di fatto inoppugnabile, la cui constatazione serve a comprendere un aspetto, non dei più rilevanti, dell'attuale contesa politica che si estende dagli Stati Uniti all'Europa occidentale. In Italia, un episodio estremamente significativo, questo per tutti quelli che coltivano questa distinzione che andremo a vedere, di questo chiarimento, è stata la disputa che si svolse, la notoria, celebre per chi insomma ama queste ricostruzioni storiche, la celebre disputa che si svolse tra Croce e Einaudi negli ultimi anni del regime fascista sul rapporto tra il liberalismo etico-politico e quello economico. In questa disputa Einaudi, da economista liberale quale egli era, sostenne che contro Croce la tesi secondo cui il liberalismo etico-politico e il liberalismo economico o liberismo sono indissolubili
e dove non c'è il secondo, cioè il liberismo, non ci può essere neppure il primo, mentre Croce, che pur sotto certi aspetti era più conservatore di Einaudi, sostenne la tesi opposta, secondo cui la libertà, essendo un ideale morale, si può attuare attraverso i più diversi provvedimenti economici, purché siano rivolti all'elevazione morale dell'individuo. Se si guarda al significato prevalente di liberalismo, ci dice Bobbio, con particolare riferimento alle diverse correnti cosiddette neoliberali, bisogna ammettere che tra il filosofo e l'economista ha avuto ragione il secondo, cioè Einaudi. Per neoliberalismo oggi si intende principalmente una dottrina economica conseguente, di cui il liberalismo politico è soltanto un modo d'attuazione, viene a valle, è sovrastruttura, se vogliamo mantenerci alla classificazione, allo schema, diciamo, di tipo marxista, no? Che poi è utilizzabile come prassi analitica. Nessuno più di uno degli autorevoli ispiratori dell'attuale movimento per lo smantellamento dello Stato dei servizi, del welfare, l'economista austriaco Friedrich von Hayek, ha insistito sulla indissolubilità di libertà economiche e di libertà senza altri aggettivi e quindi ha ribadito la necessità di distinguere bene il liberalismo, che è il suo punto di partenza in una teoria economica, quindi distinguerlo dalla democrazia, che invece è una teoria politica, attribuendo alle libertà individuali, di cui la libertà economica sarebbe la prima condizione, un valore intrinseco alla democrazia, un valore unicamente strumentale. È noto il fatto che Hayek dice la democrazia può essere conservata soltanto se il processo elettorale in cui consiste diventa idraulico sanitario, cioè se è precostituito dal controllo mediatico e culturale in modo tale che il suo risultato porti agli obiettivi voluti dall'oligarchia che governa. Altrimenti la democrazia, se portasse col processo elettorale a risultati divergenti da quelli programmati dall'oligarchia che predetermina il controllo mediatico e culturale, è meglio, è preferibile una dittatura, perché la dittatura può essere limitata, mentre una democrazia è un danno illimitato, non conosce limiti, secondo lui, quindi questa e con questo lui avallò la dottrina di Pinochet. Dunque, concludo rapidamente, se vogliamo tornare alla questione del piano B e alla sua occasione storica economica fornita dal fallimento dell'euro, per evitare che la traiettoria nell'attuare un piano B sia solo modificata nella sua velocità e nell'angolazione seguita nel perseguire lo stesso obiettivo finale, cioè vogliamo evitare questo autoinganno, dobbiamo rammentare che l'alternativa non è tra euro e il recupero della flessibilità del cambio. L'alternativa sostanziale e primaria che ci troviamo a fronteggiare è tra democrazia e neoliberismo, il che nelle forme storiche attuali null'altro che è l'alternativa tra prevalenza della legalità costituzionale, sapendo intenderla, sapendo comprenderla, e quindi prevalenza della sovranità democratica, e vincolo esterno, cioè internazionalismo dell'ordine super sovrano dei mercati. Grazie a voi. Eccoci qua. Allora, abbiamo qua tra noi un uomo che ha vissuto la storia della nascita dell'euro in prima persona, è un uomo che ha espresso per primo le sue perplessità.